Un lungo applauso saluta Marian Bratu, l'operaio rumeno di 44 anni, morto nel terribile incidente alle acciaierie venete. Fiori e carezza la bara della seconda vittima di quel tragico 13 maggio. Sul sagrato della chiesa di Meglianiga è un'intera comunità che si è stretta attorno alla sua famiglia. A tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di incontrarlo, che Dio lo riposi in pace. Amen. In centinaia presenti alla funzione, celebrati in una chiesa cattolica, ma secondo il rito ortodosso. Tanti i colleghi di Bratu che oggi hanno scioperato per poter salutare l'amico e compagno di lavoro. Dopo 7 mesi di agonia, l'uomo lascia la moglie e 2 bambini, un maschio e una femmina. Tu facevi tutto di gioia, ti facevi bracci e tu mi facevi sentire come se fossi la tua principessa. Mi chiamavi proprio così, mia principessa. Grazie papà per il tuo amore e i tuoi sacrifici, hanno detto dall'altare i 2 figli. Quella domenica ti aspettavamo a casa, invece è arrivata una telefonata che ha cambiato le nostre vite, hanno concluso i piccoli.